grave lutto nel mondo dei graffiti. È morto infatti La, questo era il nome con cui era conosciuto, un giovanissimo ragazzo di soli 24 anni d'età. Così veniva ricordato, veniva conosciuto nella street art. Si è spento al Maggiore, all'ospedale Maggiore di Bologna, per le conseguenze di un terribile incidente stradale che si è verificato domenica in Valsa Moggia, nello scontro tra la sua Polo ed un Aris che all'inizio non sembrava in condizioni gravi, ma poi le sue condizioni si sono letteralmente andate male, nel senso che sono letteralmente peggiorate. Mi ricordo che alcuni dei suoi graffiti hanno ridato vita ai muri del centro civico di via Gorki nel cuore di Bologna, capoluogo dell'Emilia Romagna. Dunque Bologna perde uno dei suoi pilastri per quanto riguarda la street art, una persona davvero, un ragazzo davvero nobile, buono, per bene in gamba, come anche viene ricordato sul web. Era veramente una, tra virgolette, celebrità, aveva dato orecchi, aveva dato, diciamo così, ad alcune parti di Bologna una nuova connotazione, una nuova vita. Bene, questo sarebbe quanto, il video termina qua. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di là né della famiglia di là, così veniva chiamato, soprannominato, ma vuole solo informare eventuali persone nel rispetto della privacy ed anche della famiglia di là, questo giovane ragazzo di soli 24 anni di età che purtroppo è morto per colpa di un incidente. Grazie, saluti, a presto.